Pensavo che questo momento non sarebbe mai, mai, mai arrivato. Oggi è il 9 giugno, oggi è uscita Loki, la terza serie TV del Marvel Cinematic Universe e sono gasatissimo, finalmente vedremo che cosa è successo a Loki. Loki che ha preso il Tesseract e se n'è andato a un certo punto durante il film Avengers Endgame ed è andato chissà dove. Secondo la timeline che abbiamo seguito noi, sarebbe dovuto morire per mano di Thanos, ma durante gli eventi della guerra di New York, alla fine degli eventi della guerra di New York, ha preso il Tesseract e se n'è andato. Io ho una grandissima teoria su questa serie TV. Questa serie TV presenterà tantissimi elementi che saranno ricorrenti all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma Loki non lo rivedremo più. Secondo me, questo qui sarà il canto del cigno del nostro amato dio dell'inganno, purtroppo, perché comunque è un personaggio che ci ha regalato tantissime gioie. Guarderò in diretta tutto su Disney Plus, ovviamente con il group watch, perché non sarò da solo, ma sarò con il mio amico Diego, un grandissimo appassionato anche lui di Marvel, e commenteremo in diretta tutto quello che succede all'interno della serie. Non sarà qui con me, non sarà qui con me, ma sarà in diretta su WhatsApp e niente, commenteremo e sono pronto, guarderemo in group watch, quindi sarà tutto in diretta, cioè quello che io vedo, lui lo sta vedendo a casa sua in questo esatto momento. Sono pronto. È pronto, è pronto. Diamo il via a questo incredibile viaggio. Logo Disney Plus Original. Ah, partiamo subito così, New York City. Giustamente fanno vedere che cosa ha fatto. Qual è l'ultimo momento in cui abbiamo visto Loki? Ant-Man che lancia la valigetta. Tony Stark che la prende, porta in faccia da Hulk. La so a memoria, a memoria! Ciao Loki! Wow! Intro incredibile! Niente di nuovo, però intro incredibile. Ah, ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca. Ok, siamo sempre sulla terra, deserto del Gobi, Mongolia. Botta non indifferente. Eccoli! Sembra essere una sequenza di violazione standard. A nome della Time Variance Authority, ti dichiaro in arresto per i crimini contro la sacra linea temporale. In alto le mani. Sacra linea temporale. Porca che botta che gli ha dato! Uno schiaffo al pari di Hulk. Ma è rallentato! Resetta la linea temporale. Ho già il cervello in panne. Dio! È tipo Prince of Persia e le sabbie del tempo, in cui c'è il pugnale che riusciva a mandare indietro il tempo di qualche secondo. Tra l'altro lui poverino è ignaro di tutto, perché questo qui è Loki della guerra a New York. Cioè non sa minimamente che sarebbe dovuto morire. Aia. Mazza che fisicata che c'ha Tom. Un flerken? Ma lui è veramente ignaro di tutto, cioè non a causa sua è lì dentro. Ah, gli ha fatto una Polaroid. Sembra esplorando il corpo umano. È uguale. Là. Poi emersero gli onniscienti custodi del tempo che portarono la pace riorganizzando il multiverso in un'unica linea temporale, la sacra linea temporale. Oggi i custodi proteggono e preservano il corretto flusso temporale di tutti e di tutto. La deviazione dal vostro percorso ha creato un evento Nexus che, se non controllato, potrebbe ramificarsi nel caos e portare a un'altra guerra nel multiverso. Un'altra guerra nel multiverso. Ce n'è già stata una. Mamma mia! Ci ha spiegato un sacco di cose solo questo mini video. Ah, questo è lo stesso macchinario di Thor Ragnarok che scioglie gli esseri viventi.
Mamma mia, è pazzesco! È incredibile! Mamma mia, che brividi, che brividi! Le mie aspettative non erano altissime per questa serie in realtà, cioè mi aspettavo molto di più da WandaVision, ma solo in pochi minuti mi sta stupendo tantissimo. Francia, quindi sono tutti esseri umani comunque, 1549. Imbecile. Cosa? No, non di nuovo Mephisto 2.0, vi prego. Basta, Mephisto. Questo dal 1500 ha preso in mano un tablet con delle immagini olografiche. Vede questi in giacca e cravatta con delle armi pazzesche e non si fa delle domande. Non è stato Loki, quindi. Sarà il villain della serie. Sarà stato il villain della serie. Figlio di Luffy, non figlio di Odino. Beh, giustamente. Suppongo gli Avengers. Io sono stato in possesso del Tesseract perché loro hanno viaggiato nel tempo. Senza dubbio in un disperato tentativo di evitare la mia ascesa a re di... E come cavolo fa a saperlo che ha viaggiato nel tempo? Il tanfo della colonia di due Tony Stark si sente. Parliamo di criminali temporali. I custodi del tempo? Oh, i custodi del tempo, giusto. Beh, forse dovrei parlare con questi custodi del tempo. Impostano il corretto flusso di... Capisco. Certo, e lei che cosa fa? Quindi sono loro che decidono la linea temporale. Che succede? Un attimo. Per citare Tony Stark, succede a tutti di fare cilecca. Poteri magici. Non sono ammessi alla evidenza del figlio di Luffy. La corte la dichiara colpevole e la condanna a essere resettato. Il prossimo, per favore! Resettato? Che cosa vuol dire? I ridicoli burocrati! Non deciderete come finirà la mia storia! Non è la sua storia, signor figlio di Luffy. Avere un'idea di che cosa è capace. Adesso lo prende sotto la sua ala e lo fa diventare un agente della TVA. Grande Owen, io comunque lo adoro Owen Wilson. Questi baffozzi è molto strano, però lo adoro sempre. E lei chi sarebbe? Owen Wilson. Sembra Star Wars comunque. E riadere alle fiamme. Mi presento, sono lo Jacob Hobbs. Hai intenzione di uccidere? No. Sei stato creato dai custodi del tempo. Sì. Per proteggere la sacra linea temporale. Corretto. È stato creato dai custodi del tempo proprio. Quindi non sono ex criminali. Cosmo lucente. Sì, è divertente. È paradossale. Credevo non ti piacesse parlare. Hai vissuto il percorso prestabilito. Io vivo qualunque percorso io scelga. Certo che sì. Va bene, accomodati. Quindi è già tutto scritto. Cioè, Dottor Strange ha visto 18 miliardi di futuri. Ma che erano tutti destinati a morire, cioè solo quello che abbiamo visto effettivamente era il percorso corretto. Comunque devono stare molto attenti perché sono argomenti molto molto complessi da portare sullo schermo, quelli delle linee temporali. Questo è proprio il Loki della guerra di New York, non è andato avanti, è rimasto ancora all'idea di potere supremo. Cioè, non c'è il libero arbitrio, quindi, perché è tutto prestabilito da questi tre qua. Comunque Tom è veramente bravo a recitare. No, gli fa vedere la morte adesso. Questo l'ha già visto. No. E me lo ricordo, ero là. Gli Avengers non si sono uniti proprio per sconfiggerti e vendicarti. Di poco conforto per un uomo morto. Quindi è morto, Agent of S.H.I.E.L.D. non esiste. Abbiamo la conferma che Agent of S.H.I.E.L.D. non è più canonico. Oh,
Non riesco a capire. Comunque la musica che va a tempi diversi, prima veloce e poi lente, è bellissima. Soldi? Cosa ne fa Loki dei soldi? Si lancia. Pazzesco che fossi tu DP Cooper. Ma dai, ero giovane. Ah, DP Cooper! Saresti stato messo in una cella ad Asgard. No. Mi fa vedere la morte di Frigga anche. Il trucco non è mai accaduto. Non a te. Non ancora. E poi gli elfi oscuri attaccano il palazzo e tu credi... No. Ti conviene prendere le scale sulla sinistra. E invece li mandi da... Non te lo dirò mai. No. Effettivamente non abbiamo mai avuto la sua reazione alla morte della madre, perché poi lui con le illusioni si nascondeva e si faceva vedere molto più forte di quanto in realtà non fosse. Non sarà. Oddio, che bordello! Non gli fa vedere la morte, la sua morte, quindi. Gli fa vedere solo la morte di Frigga. Ah, se la guarda da sola adesso la sua morte. No, non farlo. Ah, gli ha rubato... Il riavvolgitempo. Cosa ho visto? Cosa sono quelle? Ma non è possibile. Come fate ad averle? Ne abbiamo tantissime. Alcuni colleghi le usano come firma carta. Cosa? Cosa ha detto? Ma che cosa ha detto? Ci sono miliardi di gemme dell'infinito lì. Thanos è ridicolizzato con una battuta, verissimo. Non ci posso credere. Ecco come Strange e riprenderà l'occhio di Agamotto. Comunque incredibile. È un potenziale incredibile sta serie. Ha un potenziale incredibile perché sulla carta potrebbe succedere qualsiasi cosa e potrebbe riscrivere qualsiasi cosa abbiamo visto. Qualsiasi. No, ecco, vede la sua morte. Bravo. Comunque non si erano mai viste le sue prove attoriali in Avengers. Non così tanto. Oh. Questo pezzo non avrei voluto vederlo. Morto per mano di Thanos. Cioè lui sa che è morto per mano di Thanos. Potrebbe fare delle cose incredibili adesso che lo sa. Potrebbe decidere di uccidere Thanos da bambino. Cioè follia, follia. Oh, finalmente due schiaffi. Sì, è stato lui. Quindi è un'altra variante di Loki. Cioè stanno ricercando un'altra variante di Loki. È un po' un problema che si sta sviluppando tanto nel Marvel Cinematic Universe, perché abbiamo visto 15 personaggi visione e questo qui è già il terzo Loki che vediamo. Bello, però inserite personaggi nuovi. Un idiota avrà trovato una macchina del tempo ed è tornato per arricchirsi. Dovremmo andare a cercarla. Dove la trovi la macchina del tempo? Non è che la trova il concessionario.
Ah, ha indicato il diavolo perché Loki ha le corna da diavolo. Ecco perché ha indicato il diavolo il bambino, perché Loki ha le corna da diavolo. Non ho la minima idea di che Loki sia. Questo mi sta chiedendo Diego che Loki è. Non ne ho la minima idea, lo scopriremo solo vivendo. Non abbiamo... è morto e non abbiamo visto altre sue sfasature temporali. È vero, infatti vedremo nel corso della serie come metteranno giù questa cosa. Comunque sono veramente, si stanno lanciando in un territorio veramente molto 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 difficile, che potrebbe tappare alcune problematiche e farne crescere tantissime altre. Comunque Endgame è stato lineare, ma comunque qualche problematica l'ha creata, non tanto nei film quanto comunque nelle teorie che sono uscite online, tra cui il Capitano America vecchio come mai nella stessa linea temporale, che poi lì, insomma, finché non si vede sullo schermo si possono fare solo delle supposizioni che sono molto simili probabilmente alla realtà. Niente post credit, mi dice Diego. Mi è piaciuta tantissimo. Le prove attoriali di Owen Wilson e Tom sono veramente assurde, cioè sono veramente due attori della Madonna, sono veramente forti. Io non pensavo, hanno riscritto una parte importantissima. Non so come andrà avanti sinceramente tutta questa cosa qua, però è incredibile. Ottimo incipit, superiore anni luce a Falcon and the Winter Soldier. Assolutamente, Falcon and the Winter Soldier, per quanto mi riguarda, per il momento è la serie più debole. È la serie più debole del Marvel Cinematic Universe. Aveva comunque molta meno trama Marvel, che come chiamo io, cioè molta meno trama su cui fare teorie e speculazioni. Quindi è una di quelle serie che emoziona molto di meno. Su WandaVision io e Diego abbiamo fatto tante di quelle teorie, tante di quelle discussioni, cioè guardavamo WandaVision il venerdì e tutti gli altri giorni della settimana parlavamo solo ed esclusivamente di mille teorie e mille cose che ci passavano per la mente e ci buttavamo dentro chiunque. Voglio capire chi è questo Loki, non vedo l'ora che sia settimana prossima per vedere la prossima puntata. Per il momento mi è piaciuta tantissimo. È girata davvero bene, è super lineare, si capisce tutto perfettamente e il fatto che ci siano miliardi di gemme dell'infinito all'interno di un cassetto vuol dire che tante altre persone sono state delle, com'è che li chiamano? Infatti, insomma, dei viaggiatori nel tempo non scritti dalla linea temporale, quella sacra, dalla sacra linea temporale. Io comunque promossa a pieni voti, prima puntata promossa a pieni voti, non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto perché non... la sottovalutavo Loki, la sottovalutavo. E in realtà, mentre in Falcon and the Winter Soldier abbiamo visto un po' di trama che influisce su altre, che influirà probabilmente su altri prodotti, in WandaVision abbiamo visto un po' più di trama che influirà su altri prodotti, secondo me questa qui è quella che influirà di più, cioè potrebbe riscrivere le carte in tavola in maniera incredibile. Sulla carta potrebbero riportare anche Iron Man, vista la trama di questa serie. Non sarà sicuramente così perché Iron Man non lo rivedremo più, però sulla carta potrebbero fare veramente qualsiasi cosa, potrebbero addirittura tornare indietro nel tempo, cancellare tutto il Marvel Cinematic Universe e tornare indietro nel tempo e inserire prima gli X-Men, cioè follia, veramente folle, sono contentissimo di averla vista. Molto veloce, non si perde in lungaggini, ti fa immergere subito ponendoti quesiti, alcuni risolvendoli senza tante suspense inutili. Mi è piaciuta molto. È vero, comunque la sua analisi è vera, non c'è suspense inutile, cioè quando apre il cassetto era completamente inaspettata quella cosa lì, completamente inaspettata. Devo comunque riposare il cervello perché ho un numero di informazioni all'interno della testa che sono incredibili. Devo almeno dormirci su questa notte per cercare di fare un quadro generale della situazione e per vedere che cosa ho capito, che cosa non ho capito. Sicuramente mi è sfuggito qualcosa, come ogni prodotto della Marvel, sicuramente mi è sfuggito qualcosa e devo rivederla. Però tantissima roba. Approvato!